La risposta di Dritto è fantastica. Impattare al meglio. Vedete, quasi non ha aperto. Federer viene avanti e poi chiude comodamente con lo smash, ma è la risposta che fa la differenza. Deliziosa volée stoppata. Ha tenuto basso il passante Tiafoe, ma questo ricamo è imprendibile. Il doppio break. Ed è buona, tocca la riga anche la chiamata. E la palla è buona, infatti sembrava aver toccato. Pazzesco rovescio. Non era profondissimo il colpo di Tiafoe, ma girava abbastanza. No, vabbè, questa è incredibile. Altra gran prima, il... Drittone lungo linea. Non è stato incisivo con il dritto Tiafoe. Meraviglioso. Perfetto il dritto. È rimasto un po' sulle corde la palla, anche perché era vicina al corpo. So, domination from Roger. Watch how he cuts it off at an angle, shortens up his backswing. Grande, lo ha aiutato a livello sia di giocare per giocare. Raggi e domini dall'inizio alla fine. A volte è meglio vincere queste partite. Serve in volley, perfettamente eseguito. Accade più spesso, diciamo, nei tornei del Grande Slam, sì, perché sì, sono più lunghi e durano due settimane. Quando vai a giocare magari tre Federer le gioca fino alla fine a quattro, però poi devi essere, se accade come è accaduto ieri, devi essere nella sensazione di reagire e in qualsiasi modo. Se non l'abbiamo potuto vedere. No! Però la perfezione assoluta.
si vedono certe volte dei video sempre legati, ormai l'abbiamo visto che la maggior parte ormai dei preparatori atletici legano l'atletica al tennis, perciò sono sempre legati al tennis, però lascia andare splendidamente ancora lì a dritto con la soluzione. Ritmo insostenibile, sempre lo rivediamo qua, sempre sopra la palla, guarda, sempre in spinta sopra. Ma guarda Federer con i piedi ben dentro il campo, Goffin a remare quasi vicino ai teloni. 30 pari. No, che si può fare, ma è questo che non permette all'avversario di giocare una palla semplice, dà il tempo a Federer di organizzarsi e poi tirare il passante. Con il dritto sta facendo quello. Splendida ancora. Beh, non ci credo.
40-30.